Allora, ragazzi, era più o meno da un anno o forse un anno e mezzo che non vi portavo un video del genere, ovvero quello della mia attrezzatura fotografica. Vabbè che la maggior parte della mia attrezzatura fotografica la conoscete quasi tutta, però in tutto questo tempo ci sono stati degli upgrade piccoli, ma che fanno delle cose in grande. Prima di andare avanti, voglio dirvi un'altra cosa. C'entra anche lui perché il mio Redmi Note 10 Pro 5G di Xiaomi ha fatto le riprese, ovvero saranno tutte quelle clip che vedete scorrere sotto la mia voce. A parte la clip iniziale dove vedete questo brutto faccione, dove vedrete me, tutte le clip fino a quasi fine video sono registrate dallo Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G. Volevo metterla a dura prova, dato che non ho mai registrato nessuna clip con questo dispositivo, ho detto perché no, quale buona occasione, vediamo un po' cosa riusciamo a tirarne fuori. Quindi le clip sono registrate a 60 frame per secondo a 1080p. Che dirvi? Ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, prima di iniziare, non mi dilungo più di tanto perché per la maggior parte di questi dispositivi vi ho portato le video recensioni, come qualcuna qualche settimana fa, del Faretto, qualcuna un mese fa, il microfono. Vabbè, andiamo avanti e iniziamo subito. Iniziamo dal dispositivo di videoripresa, ovvero la camera principale che mi sta riprendendo in questo momento, la Nikon D5200 con obiettivo base 18-55 ed è una camera che mi consente di tirar fuori degli ottimi video e delle ottime foto. E io la utilizzo soprattutto in modalità manuale quando devo scattare delle foto e utilizzo anche la modalità manuale quando devo girare delle clip che mi serve la messa a fuoco in un certo punto. Devo dire che questa Nikon, da quando la posseggo, mi sono sempre trovato bene. Quindi, ragazzi, ripeto, di questi dispositivi non mi dilungo più di tanto perché le recensioni le trovate qui sul canale. Andando avanti, accompagnata a questa fotocamera troviamo l'obiettivo 70-300 acquistato qualche anno fa ed è un teleobiettivo che mi consente di fare delle foto a oggetti, persone o cose in lontananza. Sempre accompagnato a questa fotocamera troviamo un kit di due batterie di scorta della Neewer, perché sì, le batterie non mancano mai. E qualora se ne dovesse scaricare una, io ne ho subito pronte altre due, ma non solo queste, ma abbiamo anche una batteria tampone. Sì, una batteria tampone messa sotto la fotocamera, inserita, alimentata dal power bank, possa avere ancora ulteriore autonomia per quanto riguarda la registrazione di foto e video. Infatti, in questo momento lo sto utilizzando e sto utilizzando proprio questa batteria tampone collegata al mio power bank che mi consente di avere, beh, non dico un'autonomia alle stelle, ma quasi. Andiamo avanti. Dispositivo di videoripresa, ovvero camera secondaria, ed è una Canon PowerShot SX730HS ed è una compatta che la utilizzo maggiormente per le mie videoriprese con seconda inquadratura tipo gli unboxing, ma la utilizzo anche per vloggare e in più la posso utilizzare in accoppiata a questo stabilizzatore Zhiyun Crane M2, acquistato anch'esso più di un anno e mezzo fa o forse due, e per avere delle videoriprese un pochino più stabili, dato che lo stabilizzatore non supporta la mia reflex, ma supporta pienamente questa mia compatta della Canon, ragazzi, posso tirare fuori delle videoriprese abbastanza stabilizzate, quindi è una bella accoppiata. A seguire troviamo sempre, fanno parte dello stabilizzatore, tutti gli accessori come uno stativo, un aggancio per poter utilizzare lo smartphone sul stabilizzatore, ma anche se usati tutti e due possiamo utilizzare sia lo stativo dello stabilizzatore e sia l'aggancio dello stabilizzatore stesso come un normale treppiede, ragazzi. Quindi devo dire che gli accessori
dello stabilizzatore le posso utilizzare anche separatamente da lui. Altri piccoli accessori come i faretti. Uno è arrivato proprio qualche settimana fa ed è il faretto della Moman. Quindi ragazzi, questo faretto non dico fa miracoli, ma quasi, perché devo dire che vedete tutta questa scena la sta proprio illuminando lui, perché l'ho proprio montato sulla mia reflex e la sta illuminando proprio questo faretto della Moman. Poi non è solo questo, accompagnato vicino a lui troviamo un altro ulteriore faretto se voglio avere qualche altro punto luce senza montare i miei softbox. Quindi ragazzi, per quanto riguarda l'illuminazione portatile, beh, devo dire che ci sta e si riescono a tirare fuori degli ottimi video e delle ottime foto con questa illuminazione portatile, con questi due faretti. A seguire, per quanto riguarda la parte audio, troviamo il microfono di Synco, ovvero il microfono P1T, ed è un microfono wireless che io utilizzo in accoppiata al mio smartphone, ed eccolo qua, lo potete vedere in questo momento, ed è un microfono che mi ha consentito di andare a non utilizzare più il mio microfono lavalier cablato, ma lo posso utilizzare lui, posso muovermi tranquillamente nella scena senza avere cavi tra i piedi, perché quelli lì sinceramente sono un po' fastidiosi. Però fatto sta che quei microfoni io li tengo di backup nel caso non dovesse più funzionare il mio microfono Synco, come tengo di backup anche un registratore vocale che ho utilizzato fino a poco tempo fa, che mi consentiva di registrare l'audio di tutti i miei video. Poi vabbè ragazzi, abbiamo anche altra attrezzatura, per esempio come questi softbox che ho acquistato un bel po' di tempo fa, quindi si vuol dire più di 3 o 4 anni fa, per illuminare la scena dei miei video, quindi non ve ne ho parlato anche perché li trovate sul canale. Altra attrezzatura, ci sta questo treppiede che però lo devo cambiare perché purtroppo si è danneggiato in un punto che a me quel punto serviva molto, quindi si è danneggiato proprio sulla testa, si è rotta la vite, quindi non posso più stringerlo e rendere una posizione stabile a questo treppiede, quindi mi tocca cambiarlo. Un altro accessorio che io utilizzo sempre nei miei video è questa testa fluida della Neuer, è quel accessorio che mi consente di fare questi tipi di videoriprese che state vedendo sotto la mia voce, perché altrimenti senza di lei io non riuscirei a fare quelle videoriprese. Allora ragazzi, volevo portarvi questo video di tutta la mia attrezzatura perché era da molto tempo che non lo portavo. Poi per quanto riguarda tutta la mia attrezzatura, qui in basso nella descrizione trovate il link proprio diretto ad Amazon dove è inserita tutta la mia attrezzatura fotografica, quindi dalla camera principale, dalla camera secondaria. Ah, e parlando di fotocamere, dimenticavo questa Action Cam Apeman 4K. Non la utilizzo quasi mai, diciamo che quando mi capita di utilizzarla si riescono a tirar fuori delle videoriprese, non dico di chissà quale alto livello, però comunque sono accettabili per essere caricate qui sul tubo. Quindi nel link dove è presente tutta la mia attrezzatura trovate anche questa piccola Action Cam. Qua in basso in descrizione trovate il link, arrivate alla vetrina del mio negozio, ovvero non so, negozio, sì, ok, mettiamolo così, là dove troverete tutta l'attrezzatura, quindi un unico link Amazon dove troverete tutto. Beh, devo dire che da qualche anno che è passato la mia attrezzatura piano piano è andata a migliorare, e che dirvi ragazzi, fatemi sapere qua in basso nei commenti cosa ne pensate della mia attrezzatura, se qualcuno di voi possiede qualcosa che ho mostrato in questo video, insomma ditemi cosa ne pensate qua in basso nei commenti. E qualora questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su perché aiutano il canale. E se ancora non l'avete fatto ragazzi, perché lo so alcuni di voi guardano i video senza iscriversi al canale, quindi voi vi iscrivete, non vi costa nulla, ma date un grande supporto anche a me. Dopo esservi iscritti attivate la
campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate veramente molto. Oltretutto mi trovate anche su Instagram, @mythicalsnake, ve lo ricorda l'animazione, ma trovate tutti i link di riferimento qua in basso in descrizione. Quindi ragazzi, che dirvi, era un video che volevo portare già un po' di tempo fa, solo che però vabbè, mi sono capitate alcune cosette, meglio non parlarne, ma adesso si ritorna qui sul canale e sto pubblicando man mano i video domenica per domenica, sperando di non riuscire a saltarne uno, però dai, ce la sto mettendo tutta, sto cercando di rispettare la domenica, l'orario, e quindi beh, ci vediamo qui settimana prossima sul canale con un nuovo video. Ciao!